spazio vitale a nostra disposizione, in pochi istanti finisce. Ad un certo punto aprono una porta. Ci spostano a gruppi di 10, ci costringono a salire su un mezzo di trasporto, alcuni di noi cercano di scappare, li ammazzano. A calci. Nessuno più reagisce. Sento la mia morte nelle urla di chi mi ha preceduto. Probabilmente la pelle che sento pizzare è proprio la mia. Non sono un ebreo. Non siamo in Germania o in Polonia e non è il 1944. Io sono nato, cresciuto e morto in un allevamento intensivo di polli oggi. Io non sono vegetariano. Io trovo moralmente inaccettabile fare paragoni tra l'olocausto e gli allevamenti di polli. Che cosa faceva Walt Disney? Faceva ragionare e pensare gli animali, Dumbo, Bambi, come gli esseri umani. Noi siamo immedesimati, abbiamo cominciato a dire ah, poverini, quando soffrono, che tenerezza, ma così è un po' facile, per me è un po' facile. Sì! Non ci credo! Ho comprato un tramontino con l'insalata di pollo, Chi fa la pelosia del pollo e se riesce a comprare? Qualcuno ne vuole un po'? Il prezzo basso non significa che ci guadagna meno chi lo vende, ma solo che quel pollo ha avuto una vita peggiore, tutto qua. Il punto è, perché oggi produciamo e ci mangiamo questa enorme quantità di carne? Sfruttamento, mancanza di cibo, mancanza di aria, bombardamento di farmaci, limitazione dello spazio. Tenere le galline in uno spazio grande come una scatola da scarpe, con le zampe e il bilico sui fili di ferro, è una maglia ladra! Ma scusate se mi incazzo, ma com'è possibile che l'uomo si sia dimenticato di essere parte della natura? Allora, mais, cereali, merda, non sarà mica nucleare. Le tonnellate di cereali e mais sarebbero sufficienti a sfamare 1,5 miliardi di persone che invece muoiono di fame. E tutte le zone rigio che non uscivano a mescetto, non udono per bucceri, e che quando ero io lo chiamavano a tutti i parti, mi scagli animali, e da certi paesi venivano pure previdere i beni rigi. Perdonami, scusa, sono torinese. E per ammazzare una gallina bisogna essere portati, e l'uno gli era boh. Quindi le galline di Colombo sono tutte rimorte naturali. Tutte, l'ultima 18 anni. Io penso che gli uomini saranno uccisi e torturati fino a quando gli animali saranno uccisi e torturati. Penso che ci saranno prigioni fino a quando gli animali saranno tenuti in gabbia. E fino allora ci saranno guerre. Abitudini e attitudini ereditate. Ci aiutano a ingoiare le nostre crudeltà. Senza sentire la mano. Non accuso nessuno. Penso soltanto sia mio dovere stimolare la mia coscienza. Il punto è questo. Io voglio vivere in un mondo migliore, dove sia concessa più felicità a tutti. Edgar Puffet Coberlitz, vegano, vissuto nel campo di concentramento di Dachau. Ognuno fa quello che può, io faccio teatro, e allora facciamo teatro. Si parli! Buonasera, servizio clienti, mi dica. I nostri polli sono pieni di antibiotici. Ma certo, anche di ormoni. La salute comincia a tavola con i nostri polli. Lo sai cos'è un hamburger? È una cosa che costa poco, se mangia in fretta ed è buonissima. Eh no, l'hamburger è un processo di decostruzione della carne. Ma che cazzo me ne frega! Perché per la popolazione ben ambiente stanno brevettando dei polli che esplodono direttamente nei nostri stomaci? Nostri? E su chi li stanno sperimentando? Non lo so, non lo dicono, è un segreto di Stato! Wow! Ciao! Questa sera ci mangiamo una bella bisteccona di soia. Sì. Mamma, dai, sto lavorando, dimmi. Sì, torno a cena, che cosa hai preparato? Pollo. Quello del pacco maggio per i dipendenti. Insalata di pollo, quella del pacco maggio per i dipendenti. Crocchette di mamma. Mamma, non aprire la confezione. Mamma, non aprire la confezione. Mamma, no! No, mamma, no! A 7 giorni mi tagliano il becco perché così non mi suicido. Ah. Non appena divento pollastra, mi mettono una gabbia grande così, come un foglio A4. E ho una mangiatoia di 10 centimetri. Noi con quello che mangiamo e con quello che respiriamo. Noi è un miracolo se siamo ancora qui. Voice, it sings a song. Domande?